Ciao a tutti ragazzi, qui è Arduino Schenato, sempre da yourforex.com e oggi voglio parlare di una cosa che mi è venuta in mente dopo che ho ricevuto un'email da uno di voi. Nella mail, questo trader, questa persona, mi diceva che lui faceva un certo tipo di tecnica, faceva un certo tipo di operatività proprio a livello tecnico. E che questa operatività non lo stava portando da nessuna parte, seppur il tipo di operatività che faceva è, diciamo, come dire, molto famoso nel settore. Non voglio ovviamente adesso parlare del tipo di tecnica perché chi se ne frega, perché è molto avanzata, perché è usata dai professionisti. Apriamo parentesi, questa cosa della tecnica usata dai professionisti, cioè, mi viene un po' da ridere. Non voglio fare questo tipo di riflessione che secondo me è molto sterile, ma voglio però fare un altro tipo di riflessione. Ed è una riflessione che arriva proprio da questo, ma da tantissimi altri di voi, che non si rendono conto di una cosa, ovvero che è molto importante consapevolizzarsi, rendersi conto che nessun metodo è perfetto. Io credo che sia giusto studiare i mercati, sia giusto anche andare a ricercare delle tecniche magari più avanzate, che possono essere magari più interessanti, ma ricordiamo sempre che il sacro Graal nel mercato non esiste e che c'è sempre rischio quando si fa trading. Voglio dire, ci sono persone nel mondo che sono diventate ricche con un modo di investire sui mercati di una semplicità estrema. Tante volte andiamo a ricercare cose chissà di che tipo, perché ovviamente anche la pubblicità che hanno questi modi di operare, di investire, danno, come dire, il senso che se investo così è quello che fanno i grandi, che fanno i professionisti, quindi io facendo così posso essere più bravo e quindi ottenere dei risultati migliori. In questo settore, credetemi, per esperienza, diciamo che i risultati si iniziano a vedere quando si perde quella costante, ricerca di inseguire la luna, di inseguire sogni incredibili. E quindi quando ci si rende conto che ogni tecnica che noi possiamo utilizzare non è perfetta e quindi avrà dei momenti o comunque delle situazioni in cui i nostri rischi diventeranno delle perdite. Quindi quello che mi viene da dire, più che ricercare la metodologia, la tecnica dei professionisti, capitemi, va difficile, quello che è. Ok, come vi viene propinata purtroppo da questo internet, cercate di trovare una metodologia di investimento che fa il caso vostro, che vi fa rimanere sereni e tranquilli e poi lavorate su quella e poi andate a approfondire quella e poi cercate di studiare, formarvi, fare esperienza su quella, non abbandonando quel tipo di metodologia. Il switching costante. Dopo un anno, un anno e mezzo, io vedo tante persone, negli anni ne ho viste tante, che dopo un anno e mezzo magari non vedono i risultati che speravano, anche se non li avevano mai promessi, ma in generale, e continuano a switchare, no? Quindi vanno dal daily, poi l'intraday, poi l'intraday in un certo modo, poi il DAX, poi ritornano sul Forex, poi questo. Raga, così purtroppo, ve lo dico perché non è solo la mia esperienza, ma vedo la gente, facendo questo switching costante non si fa nulla, al di là della tecnica. Nessuna tecnica è perfetta e quindi si va nell'ottica che dobbiamo abbandonare, se vogliamo fare un trading profittevole nel tempo costante, l'idea di non sbagliare mai, perché il mercato è così. L'unica cosa del mercato che è certa è il mercato in sé, non noi. Noi possiamo cercare di avere una metodologia ragionando sempre, questo è il mio modo, che ci può dare degli input e quindi possiamo avere delle metodologie di entrata in un trade, di uscita in un trade, che non sempre è uguale. Quando noi andiamo a guardare, leggere un libro che dice che dobbiamo per forza rischiare X del capitale o che dobbiamo per forza avere un risk reward di Y, è sbagliato, ragazzi.
Non è così che si ragiona per fare un trading costante nel tempo. Dobbiamo essere molto malleabili. La malleabilità che dobbiamo avere nella nostra testa per fare trading è devastante. È più di quello che voi potete pensare, possiate pensare. Quindi dobbiamo essere molto, molto elastici nel nostro metodo di trading, sapendo che non c'è una tecnica, non c'è un modo per non sbagliare mai. E quindi dobbiamo avere tutta una serie di metodologie anche di gestione del rischio, di gestione della posizione, del rendimento, che portano poi nel tempo ad avere dei risultati positivi. E vi dico l'ultima cosa, l'obiettivo nel trading non è quello di fare sempre la cosa perfettamente corretta e giusta. Gli obiettivi nel trading sono due e uno è conseguente all'altro. L'obiettivo è quello di tradare bene. Perché l'obiettivo 2 nel trading è quello di fare soldi, di fare una plusvalenza, di guadagnare, che non consiste sempre nel fare la cosa giusta. Se io avrò l'obiettivo di tradare bene, avrò anche l'obiettivo poi di guadagnare soldi. Anche per oggi abbiamo detto tutto, provate a rivedere il video, riflettere su quello che sto dicendo. So che per chi è già avanti, magari ci segue nel platino su certe cose, magari molti di voi riescono a entrare meglio su questo pensiero, su questa pillola che ho fatto. Altri di voi, forse quelli che hanno più di bisogno, magari riterranno le cose che ho detto forse delle cazzate, non lo so. Riflettete, anche se doveste mettere non mi piace a questo video, perché sicuramente quello che ho detto ha senso ai fini di migliorare io come trader e voi che avete ascoltato. Per oggi è tutto, io vi auguro una buona settimana di trading, noi ci vediamo ovviamente al prossimo video, vi chiedo se vi è piaciuto di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi saluto e vi auguro un buon trading simple, ciao a tutti!